Ciao Grisa e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Buon Ciao, buon sabato a tutti. sabato. Allora, partiamo subito col disclaimer. Tutti i contenuti di questo podcast non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio oppure consulenza all'investimento in titoli azionari, contratti futures, opzioni, fondi comuni o in qualsiasi altro strumento finanziario. L'attività del sito non costituisce consulenza personalizzata, non siamo sponsorizzati ma indipendenti. Allora, Grisa, una delle puntate in cui abbiamo ricevuto maggior successo, diciamo, è stata quella sull'argomento della geopolitica. Oggi so che hai preparato un argomento importante, sempre inerente alla geopolitica, che siamo tutti curiosi di ascoltare. Sì, no, visto che appunto avevamo discusso, avevamo visto che c'era interesse sul settore, oggi scendiamo più nello specifico e analizziamo due scenari macro, sotto profilo appunto geopolitico-strategico e anche economico-finanziario, che è quello che poi interessa a noi ed è diciamo, il tema dei nostri incontri. Allora, partirei con quello più vicino a noi, che è quello del Mediterraneo, Sì, Libia, Turchia. Se vuoi far vedere quella cartina che abbiamo certo, scelto, la sto preparando, eccola qua. così diamo anche ai nostri ascoltatori la possibilità di vedere. Io la cartina ce l'ho in testa, ma è giusto che chi non ce l'ha in testa la veda. Eccola qua. Ecco. Allora, in questo momento ci sono due zone molto calde, anzi tre. La Siria, che però oggi ci interessa poco, la Libia e la zona tra Turchia e Cipro. Come sapete, Cipro è divisa in due parti, una parte di lingua e religione greca e una parte a nord che è stata occupata dai turchi militarmente nel 74, non è riconosciuta quasi da nessuno, ma i turchi fanno valere fortemente questa loro occupazione. E questo ci interessa perché intorno a Cipro sono stati trovati dei giacimenti di gas giganteschi. Ma Perfetto. partiamo dalla Libia. Dunque, la Libia, come tutti sapete, è stata parte dell'impero ottomano fino al 1911, quando poi fu conquistata dall'Italia nella guerra contro la Turchia, appunto. E rimase colonia italiana fino alla sconfitta nella seconda guerra mondiale. E in Libia ci sono enormi giacimenti di petrolio che naturalmente gli italiani non scoprirono quando avevano la colonia e emersero dopo. Però abbiamo comunque mantenuto nei decenni un rapporto importante con la Libia, tant'è vero che l'ENI, che è la nostra principale azienda di idrocarburi, detiene la maggior parte delle licenze nei pozzi che sono dalla parte sinistra, diciamo che è quella sotto al-Serraj, la parte di Tripoli. E purtroppo questa capacità dell'Italia e soprattutto dell'ENI di tessere la geopolitica italiana, infatti si è detto per tanti anni che la geopolitica italiana era in realtà fatta dall'ENI. Con lo scoppio della guerra civile successivo al defenestramento di Gheddafi, ricordiamolo, da parte di Francia e Inghilterra soprattutto, e poi dovettero intervenire gli americani perché francesi e inglesi avevano sostanzialmente finito le bombe. L'Italia, che era governata da Berlusconi, non ne voleva sapere, fu tirato per la giacchetta e alla fine fummo costretti a fare buon viso e cattivo gioco. Purtroppo, la caduta di Gheddafi, che era un dittatore feroce, sanguinario, terrorista, tutto quello che vogliamo, ha prodotto quello scenario che molti si aspettavano, cioè ha riportato la Libia a un insieme di tribù che si fanno la guerra fra di loro. E in questa guerra tribale oggi sono intervenute molte potenze. Quindi possiamo dividere la Libia in due parti: la parte destra, che è sotto Haftar, che è un personaggio che era gheddafiano, poi a un certo punto scappò in America, sembra che sia stato per anni comunque molto vicino alla CIA e adesso controlla la parte più vasta della Libia, almeno geograficamente. Dietro di lui ci sono l'Egitto, per ovvi motivi di confine, gli Emirati Arabi Uniti, che pur essendo microscopici,
ci avendo strategiche geopolitiche. E la Russia che ha mandato aerei. Cioè, penso che abbiamo un problema. Scenari, chiamiamoli così, della Wagner, che è un po' l'equivalente delle anche in America. Come... Hai un problema? No, sta andando. No, mi si è bloccato per 2-3 secondi, penso che si sia sentito. Ok, vai. Ok, quindi in questo momento avevamo queste potenze che sostenevano Haftar, e tra cui anche la Francia che si è messa a sostenere Haftar. Non l'ho riconosciuto come governo ufficiale dall'ONU. Siccome Serraj era stato praticamente a se soccombere, la Turchia di Erdogan, che ha, come sappiamo, ambizioni enormi di ricreare l'impero ottomano, scagliò tutta la sua potenza di aiuto a favore di Serraj. Questo aiuto ha indubbiamente ottenuto risultati molto importanti, tant'è vero che si è ribaltata la situazione, è stato rotto lo scenario strategico, russi contro turchi, che in parte è quello che sta accadendo anche in Siria. Però è sempre una guerra per procura, attenta a non creare danni eccessivi alle due potenze. In questo momento il conflitto si è abbastanza stabilizzato, quindi è stato riportato in equilibrio dagli aerei turchi, dai droni soprattutto, e anche lì da una parte di mercenari, soldati, più che altro sono... chiamiamoli volontari siriani pro-turchi che sono stati portati dalla Siria. Quindi questo è lo scenario sul terreno. Questa cosa ovviamente, se si incancrenisce così o se avrà sviluppi diversi, avrà sicuramente l'effetto, in qualsiasi parte vada, di indebolire tantissimo il ruolo italiano e soprattutto il ruolo dell'ENI. E infatti quello è uno dei motivi per cui io sono un po' scettico nel confronto del titolo ENI, perché se l'ENI perde il controllo dei pozzi libici sicuramente avrà una grande perdita del suo fatturato totale. A questo punto ti chiederei di guardare il grafico del petrolio. Sì. Visto che stiamo parlando di petrolio. Perfetto. Ecco, prima di parlare dell'aspetto finanziario, diciamo che in questo momento il controllo dei pozzi della Libia non è forse la parte primaria dell'obiettivo della guerra che si sta combattendo, però guardiamolo. Ok, allora, questo è il grafico del WTI. Sì. E ho preso il di riferimento solo per una questione grafica il CFD, quindi non è il future, quindi quando sì. Diamo i prezzi fate attenzione, perché sto analizzando il CFD del WTI e vedo un movimento rialzista che dovrebbe andare a portare via i massimi che avevamo fatto a 41,50 e potremmo arrivare in area 44,5-45 sul petrolio. Attenzione, perché sarebbe l'ultimo movimento prima di una correzione che potrebbe riportare i prezzi in area 28-29. Ah, però. Sì. Aggressivi. Esatto. Quindi... Benissimo. Ok. Ok. Adesso... Quindi torniamo alla Libia e, come dicevo, sicuramente il motivo del controllo del petrolio esiste, ma da parte turca alcuni analisti individuano invece un interesse primario di controllare un asse del Mediterraneo che a questo punto andrebbe da nord, dalla Turchia, passando per Cipro Nord, giù fino alla Libia. Quindi controllando una fascia
di mare, perché di quello si tratta, molto ampia. Cosa vuol dire controllare la fascia di mare? Vuol dire che siccome molti giacimenti di petrolio e soprattutto di gas sono sul fondo del Mediterraneo, il controllo delle cosiddette acque territoriali ha un'importanza molto grossa sul controllo dei giacimenti stessi. E infatti pochi se lo ricorderanno, ma a me aveva colpito moltissimo, penso un paio d'anni fa, mi sembra, una nave dell'ENI che si apprestava a perforare nelle acque di Cipro, avendo vinto una gara appunto per sfruttare parte di questo giacimento di gas, fu scacciata letteralmente da navi militari turche. E né l'Italia, tantomeno la UE, alzarono un sopracciglio di fronte a un sopruso militare che 100 anni fa sarebbe stato punito ben diversamente con la famosa politica delle cannoniere franco-inglesi-tedesche. Quindi questa cosa ci fa capire che questo giacimento del gas, che ovviamente ha poi interesse forte, oltre che per Cipro, per i greci e per gli israeliani, che si trovano ai due, è una specie di, chiamiamolo, quadrato, con i turchi che si prendono questa striscia che arriva giù, e agli altri due lati abbiamo gli israeliani e i greci, e i greci sono acerrimi nemici dei turchi, mentre gli israeliani avevano un'alleanza molto solida con la Turchia in funzione anti-araba, perché non dimentichiamo che, pur essendo tutti musulmani, turchi, arabi e persiani sono gruppi etnici totalmente diversi che non si sono. Ti sei bloccato? No, adesso non ti sento. Sei? Sì, ci sono. Quindi, infatti, a fronte di queste manovre forti della Turchia, i greci soprattutto stanno cercando di attivare un'alleanza contraria con gli israeliani, l'autorità palestinese di Gaza, che comunque si affaccia sul Mediterraneo, gli italiani e in parte, in qualche modo, un ruolo ai russi, che sono l'unica potenza che in questo momento si potrebbe esprimere per frenare la Turchia. Perché non dimentichiamo che la Turchia è nella NATO, gli americani da un po' di anni, probabilmente, come dicono tanti analisti, da quando hanno ottenuto l'indipendenza energetica, si sono quasi completamente disinteressati dello scenario mediterraneo. Infatti in Libia non sono più intervenuti, in Siria pochissimo, e sono comunque molto contrastati nelle loro intendimenti nei confronti della Turchia di Erdogan, perché ricordiamolo, comunque è il secondo esercito più numeroso della NATO ed era il primo bastione antirusso, no? Nella parte orientale. Quindi è difficile gestire questa situazione da parte americana. Okay. Quindi, a questo proposito, avendo citato il gas naturale, direi che possiamo guardare e analizzare il grafico del gas naturale. Certo. Allora, sul gas naturale, devo essere sincero, non ho la più pallida idea di come... Non sei l'unico. No, questo è il future dell'Henry Hub. Weekly o daily? Questo qua è un grafico daily. Okay. Possiamo andare anche sul weekly, vediamo, non so, sì, così la vediamo più di lungo periodo. Eccolo qua. Ok, di lungo periodo, diciamo che è un grosso laterale ormai fin dal 2009. Sì. Siamo arrivati a fare nuovi minimi con un importante rimbalzo. Sul breve termine, però, c'è una struttura importante sul grafico dei 60 minuti, grafico orario. Perché questa struttura qua è una struttura che potremmo considerare l'inizio di un nuovo movimento oppure semplicemente una correzione. Quindi a livello proprio di breve termine potremmo arrivare a quota 2
sul gas e andare a portare via gli stop a 2,163 qui sul contratto di continuazione del future. È l'unico pattern, diciamo, da un punto di vista dell'analisi che faccio io, è interessante, perché per il resto di lungo periodo o comunque di medio periodo non ho idea di come si stia comportando. Ecco, fai un breve accenno alle due stagionalità e come sono andate. Ma le stagionalità quest'anno, adesso io non seguo tantissimo la stagionalità perché guardo praticamente solo il grafico, però mi pare che non abbiano rispettato più di tanto quelli che di solito sono i parametri statistici, diciamo, per quanto riguarda l'elemento stagionale. Diciamo allora sul gas, e qui stiamo parlando del gas americano. Sì, allora la stagionalità è quella pre-invernale e pre-estiva di accumulo di scorte per arrivare poi ai consumi superiori alla media che ci sono d'inverno per il riscaldamento ed estate con i condizionatori. Sì. Le ultime due stagionalità non hanno minimamente prodotto risultati se non di brevissimo. No. Infatti, e ricorda ai nostri ascoltatori come viene chiamato il gas naturale? Infatti il gas naturale nell'ambito dei trader viene chiamato the widow maker, che praticamente sarebbe quello che fa una valanga di vedove, perché ci sono tanti, perché la gente perde tutto e si suicida. Sì, ce n'era uno famoso, adesso non mi ricordo il nome, a Wall Street, che era è stato il più grande trader a livello proprio di size, ok? Quando andava a comprare al mercato faceva dei lotti spropositati, tant'è vero che muoveva il mercato, e questo qui ha messo una posizione, non ne sbagliava una o pochissime, ha messo una posizione enorme e si è intestardito sul fatto che il mercato sarebbe sceso, in realtà il gas è andato tutto dall'altra parte e questo qua poi l'ha fatta finita, insomma. È la stessa roba che succede adesso, una volta che analizzo il gas e chiamo una conta bearish va bullish e viceversa. Quindi diciamo che, per riassumere, sconsigliamo a tutti quelli che conosciamo di fare trading sulla materia prima natural gas. Che a meno che non siate veramente degli esperti, che abbiate degli inside, sappiate quello che... Cioè, ma a livello di trading è un elemento che sì, analizziamo, ma non... Noi personalmente abbiamo provato a farlo un paio di volte, ovviamente l'abbiamo presa in quel posto, quindi abbiamo deciso... Sono anni che evitiamo, la guardiamo... Così per avere un riferimento. Ascolta, noi siamo andati abbondantemente quello che di solito è il nostro tempo, ma so che tu hai preparato anche qualcosa sul fronte della Cina. Però se siamo già oltre, potremmo tenerlo da parte, fare un'altra puntata e chiudiamo qua. Come vuoi tu. Ma sì, dai, facciamo così abbiamo elementi per una seconda puntata di geopolitica e scenari economici. Perfetto. Allora io ti ringrazio tantissimo, ricordo a tutti i nostri ascoltatori di sottoscriversi al canale, troverete come al solito i grafici in descrizione, vi auguro un buon fine settimana e ci sentiamo la settimana prossima. Perfetto, ciao. Grazie mille, Grisa. Ciao. Grazie a te.